In questa sezione vediamo come con grazie al software possiamo modificare, accedere e modificare i contenuti della riunione. Abbiamo visto che la riunione può essere creata, ovviamente, e poi diciamo nel momento in cui è creata, se andiamo nella schermata riunioni, troviamo tutte le cose che abbiamo scritto in ciascuna riunione. Ogni riunione ovviamente ha un numero, ha una data di quando è stata fatta e poi un luogo in cui è stata fatta, ovviamente un orario di inizio e un orario di fine. La riunione in quanto tale, diciamo, può essere visualizzata nei suoi elementi fondamentali e può essere modificata. Vedete, c'è la possibilità di intervenire direttamente nei campi, andarli a modificare nel caso ci sono stati dei ripensamenti, oppure magari nel caso le cose siano andate diversamente, è stato commesso un errore nella digitazione. Insomma, la riunione può essere modificata nei suoi elementi fondamentali e la schermata riunioni automaticamente compare. Vedete, si può anche cancellare la riunione, cioè nel senso che di una riunione non si vuole più lasciare traccia, perché il software poi registra tutto, ovviamente. Se la riunione non si vuole più tenere nel software, si vuole cancellare, lo possiamo cancellare. Io ho fatto no, ovviamente, per evitare di perdere contenuti. Poi, in riferimento a una riunione, possiamo andare a visitare gli argomenti che sono stati trattati. Anche gli argomenti possono essere, ovviamente, in alto, vedete, in alto a destra abbiamo tutti gli elementi della riunione, di quando è stata fatta, dove è stata fatta e tutto il resto. E poi, in questo caso, nella lista degli argomenti possiamo andare a inserire, a eliminare o a modificare degli elementi esistenti, quindi degli argomenti esistenti. In questo caso io sto facendo l'esempio di come si inserisce successivamente un argomento. Poi, analoga considerazione, vedete, anche per altri, questi sono altri argomenti di un'altra riunione, vedete, diciamo, analoga considerazione vale per gli altri elementi della riunione. Noi adesso stiamo vedendo gli argomenti delle riunioni, ma è ovvio che diciamo non soltanto gli argomenti possono essere modificati o eliminati del tutto, ma anche diciamo, i partecipanti della riunione. Magari ci si ricorda che c'era un partecipante in più o un partecipante in meno, per cui successivamente può essere modificato alla stessa stregua di come stiamo facendo con gli argomenti. Queste sono funzioni del software. Un software che voglio dire, potete richiedere, trovare e richiedere sul sito www.albertofortunato.com. Sul sito albertofortunato.com potete trovare questo software e farne richiesta. Il software è realizzato totalmente in Access ed è totalmente modificabile, cioè nel senso che è aperto, potete apportare tutte le modifiche alle tabelle, alle maschere, alle query, alle macro, tutte le modifiche che volete. Assolutamente, è un software assolutamente libero che può essere ceduto a chi volete cederlo, modificarlo nel caso lo realizziate per un cliente e così via. Vedete, sto facendo l'esempio di come si modifica una decisione. Possiamo andare nella lista delle decisioni di una determinata riunione e magari possiamo cambiare la responsabilità. Una responsabilità che inizialmente era stata attribuita ad Anna Neri può essere attribuita a qualcun altro. Una responsabilità attribuita a Mario Rossi può essergli riconosciuta successivamente, insomma. Quindi se andiamo nella schermata riunioni possiamo apportare le modifiche e le eliminazioni che vogliamo agli oggetti delle riunioni, che sono ovviamente il luogo della riunione, la data della riunione, l'orario di inizio, l'orario di fine,
E quindi questo per quanto riguarda la riunione. Possiamo apportare modifiche, eliminare, cancellare, aggiungere i partecipanti. La stessa cosa possiamo fare con gli argomenti. Ciascuna riga, vedete, vi porta il numero della riunione e poi tutte le azioni che possono essere fatte sulla riunione. Poi di una riunione possiamo stampare, poi possiamo visualizzare innanzitutto, un report. Questo report può essere visualizzato, un attimo soltanto che lo rendo più grande perché lo vediate, vedete, è già preimpostato, per cui nel momento in cui andiamo a inserire i contenuti abbiamo i dati identificativi della riunione nella prima parte. Nella prima parte ho lasciato anche uno spazio bianco nel caso l'azienda volesse apporre un timbro, una firma, qualcosa, volesse inserire magari il nominativo di qualcuno, del responsabile della riunione. Poi ci sono gli argomenti numerati molto precisamente che sono stati trattati nella riunione. Scendiamo ancora in basso, c'è l'elenco di coloro che sono stati convocati oppure hanno partecipato, poi ognuno la intende come vuole, alla riunione, e poi c'è il programma, le decisioni che sono state assunte durante la riunione, a partire dalle quali poi comincia il vero e proprio lavoro. C'è quindi il numero della decisione, la decisione vera e propria, il responsabile della decisione, cioè non il responsabile della decisione, cioè il responsabile di chi deve attuare quella decisione, di chi deve portarla a termine, la scadenza entro la quale deve compiere questo compito e poi lo stato, se l'ha fatta o meno. Nel momento in cui andiamo a modificare gli stati, ovviamente all'interno del software, li ritroveremo ovviamente all'interno del report. Per cui adesso tutte queste azioni che erano state previste, vedete, non sono ancora state realizzate, quindi ci troviamo un no. Quando l'attività verrà realizzata e lo inseriremo all'interno del software, vedremo come, e allora poi abbiamo un sì. Lo stesso, documento può essere, oltre che visualizzato come report, può essere stampato. Quindi il software automaticamente genera un PDF, vedete, quindi un documento che non può essere modificato, quindi un PDF che può essere o stampato cartaceamente, quindi ve lo conservate sul computer, o stampato cartaceamente, oppure può essere inviato in email magari ai partecipanti per ricordare a ciascuno quali sono stati gli impegni presi durante la riunione. Infatti, eccolo qui, ve lo trascino con il mouse, vi faccio vedere, vedete, si apre un PDF che è proprio quello che è stato l'output fondamentalmente di questo software. Vi ripeto, il software è totalmente modificabile, cioè chiunque può entrare nelle tabelle, nelle maschere, personalizzarselo, magari vuole aggiungere delle funzioni. Io l'ho realizzato nella maniera più semplice possibile, devo dire la verità, per esperienza. Io so che quando ad un software si cominciano a mettere molte funzioni, il software all'inizio, genera un certo entusiasmo, nel senso che chi lo vede dice: che bello, questo software fa anche questo, fa anche questo, fa anche quest'altro, ma poi in realtà molte funzioni non vengono utilizzate, per cui finiscono semplicemente per generare della confusione. Vedete, c'è una funzione di ricerca, ovviamente, che mi fa la ricerca per data. Quando io ho fatto una riunione al mese, che vi posso dire, dopo 2 anni mi troverò 24 riunioni, è chiaro che posso fare una ricerca per data e vado direttamente a vedere le riunioni che sono state fatte all'interno di un intervallo di tempo, oppure una precisa riunione.